il nono appuntamento di un ciclo di incontri della Carta ai Pixel che è organizzato dall'Istituto Storico Italo-Germanico e della Fondazione Bruno Kessler e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. Per quelli che hanno seguito le puntate precedenti, ricordo che l'idea di fondo era quella di mettere in luce quelle che sono le modalità e i linguaggi di raccontare la storia al di là, diciamo, della sua dimensione accademica, tra virgolette, e nei media sia del passato che del presente. Nelle puntate precedenti abbiamo, credo, affrontato il tema del racconto storico attraverso il cinema, la serialità televisiva e non, la musica, il podcast, comics e fumetto, videogames, il romanzo. E Sara e Maurizio, se ho dimenticato qualcosa, me lo potete aggiungere anche dopo. E oggi il tema ovviamente è quello della narrazione storica attraverso l'animazione. E appunto, chi ha visto anche o ha partecipato agli incontri precedenti sa che un po' tra virgolette, la filosofia di questi incontri era l'idea di mettere in dialogo gli storici o i teorici o gli accademici con i professionisti della narrazione. E in questo caso, appunto, l'idea è il nostro incontro ruota attorno ad un prodotto preciso, che è un film d'animazione legato a una vicenda di storia locale, ma poi immagino che su questo lo ribadiremo più volte, che la storia non è mai locale, ma il messaggio appunto veicolato è un messaggio anche universale, che è appunto legato al bombardamento di Trento nel settembre 1400, del 1000, scusate, questa deformazione professionale da modernista è del 1943. E vi do una breve scaletta dell'incontro e cerco di limitare le mie chiacchiere al minimo indispensabile. Facciamo magari prima lasciamo la parola a Cinzia Angelini, che è la regista, sceneggiatrice di Mila, per una breve presentazione del progetto e, se la tecnologia ce lo permetterà, magari vediamo inizialmente il trailer del film. Poi avremo un intervento di Jaime Alonji, storico del cinema, sceneggiatore, scrittore e quant'altro, dell'Università di Torino, che ci darà, credo, un quadro anche sul cinema d'animazione e racconto storico, credo legato anche al tema l'elemento bellico. E poi Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico, che invece a cui chiederemo di fare lo storico, tout court, e di darci un breve quadro della storia che sta dietro alla storia di Mila, insomma. Ecco, dunque, senza tergiversare ulteriormente, vi presento magari in due parole proprio Cinzia Angelini, che è genius loci, se fossimo in presenza qui a Trento, perché appunto trentina, anche se vive da lungo tempo all'estero, ora a Los Angeles, che è appunto, come ricordato, regista, produttrice e sceneggiatrice di Mila. E che innanzitutto la ringrazio per aver accettato il nostro invito, che è stata una lunga, 2 anni che ne parliamo di organizzare un incontro al tempo, doveva essere dal vivo, ma appunto grazie o per colpa della pandemia siamo riusciti almeno a incontrarci virtualmente, ma speriamo comunque quando il film sarà realizzato di dimostrarlo dal vivo qui a Trento. E ecco, Grazie dell'invito. Sono molto grazie. fiero. E grazie anche della levataccia, anche se non siamo solo noi colpevoli, abbiamo compreso. Ah, no. E so che da tempo appunto ha collaborato come animatore, come storyboard con i principali studios di Hollywood, tra cui DreamWorks, Sony, Disney, eccetera, lavorando alcuni titoli imprescindibili nella filmografia dei più piccoli, almeno della mia figlia più grande sicuramente, tra cui Bolt, Grinch, Minions e quant'altro. E io co devo confessare soprattutto la mia ignoranza sul tema del cinema d'animazione, ma appunto la mia competenza si limita al fatto di avere una figlia che si chiama Mila e, se mi permette una parentesi personale, un paio d'anni fa gli zii australiani che si occupano di animazione avevano incontrato, credo, Cinzia in un convegno a Torino, ad un festival, tornarono e regalarono a mia figlia questo libretto. Che è appunto un libretto che racconta la storia del progetto produttivo anche di Mila, che è una storia quasi altrettanto affascinante,
che non la storia stessa che viene raccontata. Per cui la mia competenza si limita appunto a un legame familiare con una figlia che ha la stessa età più o meno della protagonista del tuo film. Quindi io appunto senza ulteriori indugi ti lascerei la parola, magari così per rompere un po' il ghiaccio, non so se vogliamo mostrare subito il trailer, però ti chiederei se ci puoi raccontare in due parole la storia di Mila e anche magari la storia affascinante anche quella della produzione di questo film. Sì, certo, grazie tantissimo di avermi invitato e a tutti di partecipare. Mila nasce ormai quasi più di 10 anni fa da un mio desiderio, dopo tanti anni di produzione e grandi studi, di raccontare la mia storia, un mio film. Chiaramente l'animazione, se non conoscete bene il mondo dell'animazione, è molto molto costosa, quindi ho guardato chiaramente, ho pensato di fare un cortometraggio, perché pensare di fare un lungometraggio senza uno studio, diciamo, di supporto è molto, diciamo, quasi una follia, anche se Mila ormai è diventato un film di animazione di alta qualità di 20 minuti, che è altrettanto follia questa qualità, averlo fatto praticamente senza uno studio, diciamo, vero e proprio dietro, un grosso studio, perché chiaramente c'era il primo che si è unito al progetto, Valerio Oss di Pixel Cartoon, che tra l'altro è uno studio trentino, però sono tutte realtà più piccole rispetto chiaramente a DreamWorks o altri studi così, che permettono di fare film e hanno le capacità di fare film a questo livello. Quindi Valerio, io e altri amici e colleghi abbiamo iniziato questa avventura che è nata da un mio desiderio proprio di raccontare una storia che avevo sentito crescendo, che era l'esperienza di mia mamma in particolare, durante la Seconda Guerra Mondiale, che aveva l'età appunto di Mila, la protagonista, e di come si sentisse durante i bombardamenti. Fortunatamente non ha subito, diciamo, conseguenze fisiche né lei né la famiglia, però mi è sempre colpito proprio quanto avesse condizionato, diciamo, la sua vita questa esperienza, questo trauma, i rumori, gli aerei che arrivavano. E mi sono sempre chiesta quanto influenzi e rovini, insomma, l'infanzia dei bambini che sono nel mezzo di conflitti. Quindi da questo mio desiderio appunto di raccontare una storia molto personale e vicina a me, ho iniziato a scrivere un adattamento, chiaramente, perché per un film bisogna avere un protagonista che non sta fermo, pietrificato, come appunto succedeva a mia mamma, ma deve chiaramente cambiare soprattutto le persone che stanno in giro a lei. Quindi ho scritto una sceneggiatura e da lì ho fatto una presentazione a vari amici e colleghi, tra cui appunto Valerio, tante altre persone, anche qua a Los Angeles, che lavoravano con me e si sono subito innamorati, diciamo, del progetto. Non avendo budget, chiaramente all'inizio è rimasto un po' così nel limbo, abbiamo fatto dei test, cose varie, e poi hanno iniziato tutti a chiedermi: ma cosa facciamo con Mila, cosa succede? E chiaramente io ho detto: ma non lo so, non c'è un budget per questo film. E tutti hanno detto: no, ma noi vogliamo lavorarci, vogliamo vedere Mila sul grande schermo, vogliamo parlare di questo tema, e di bambini appunto nel mezzo della guerra, che è un tema universale, e da lì è iniziato questa avventura incredibile che ha portato il team, il gruppo, insomma, a crescere a più di 350 volontari da 35 paesi. Con questo, chiaramente poi nel corso degli anni si sono uniti degli sponsor trentini che ci hanno aiutato finanziariamente, la Trentino Film Commission e la Fondazione Casa Rurale sono stati appunto i primi, e poi vari altri a seguito, tra cui appunto il Museo Storico Trentino, ovviamente.
Fatemi allora, datemi un secondo che vi faccio vedere il trailer, che comunque se volete vederlo dopo ha una qualità migliore, perché purtroppo quando si fanno vedere le cose attraverso Hangout, lo sapete, la qualità, sì, però se volete vederlo dopo per conto vostro basta che visitiate il sito di Mila, che è milafilm.com. Quindi, comunque intanto lo faccio vedere qua io, datemi un secondo. Sì, ma magari, scusa Cinzia, intervengo un attimo io. Beh, intervengo anche per chiedere a Luca Dorigatti di chiudere la telecamera e poi i link magari li inoltriamo in chat, così chi vuole appunto Ah, volete vederseli. No, fare, ognuno se lo vede per conto suo? ma intanto li mostriamo così poi nel caso Ah, hanno idea. sì. Allora, un attimo. Allora, faccio vedere il trailer. Speriamo che. Non sentite l'audio, vero? No. No. Ok, non so perché. Allora lo vediamo da. Lo vediamo da Mila Film direttamente a questo punto, non so. Non so perché non si sentisse. Un secondo. Spero si sia visto abbastanza bene, se no appunto come detto potete andare su Mila Film dopo e rivedervelo a più alta qualità, chiaramente. Può essere che si perdano dei fotogrammi quando si fanno vedere le cose così a remoto. La musica, tra l'altro, fra noi è anche Flavio Galgano, che è il compositore di Mila. È un film che non ha dialogo, quindi la musica è molto importante per trasmettere questo messaggio universale, appunto, una scelta che è stata chiara fin dall'inizio per me di non avere dialogo, anche se era una storia chiaramente ambientata a Trento, quindi italiana, volevo che il messaggio fosse universale, quindi la musica è veramente importante. Ringrazio Flavio qua in diretta per l'incredibile lavoro e per avermi seguito per tutti questi anni. E tra l'altro la Fondazione Haydn è appunto un altro degli sponsor che ha contribuito praticamente donandoci 2 giorni della loro incredibile orchestra e registrando la colonna sonora a Bolzano ormai 3 anni fa. E durante quei giorni abbiamo girato un mini documentario che faremo vedere tra poco, di 3 minuti, appunto durante quei bellissimi giorni che abbiamo passato a Trento. So, ditemi ma è in massimo l'audio, non sentiamo. Sì, no, no, passavo semplicemente, facciamo magari il giro che abbiamo promesso in scaletta e poi ritorniamo da te con un paio di domande, però Sì. lascio la palla a Sara. Sì, infatti ti ringraziamo Cinzia che hai già messo sul tavolo una serie di cose di cui parleremo anche dopo rispetto all'enorme sforzo produttivo che sta dietro a questo progetto e anche ad alcune scelte narrative che stanno alla base, ecco. Per introdurci a questo tema, noi abbiamo chiesto l'aiuto ad un amico, possiamo chiamarlo amico, oltre ad essere un professore, uno sceneggiatore, ma è un nostro amico, Jaime Alonge, che è professore ordinario di storia del cinema all'Università di Torino, si occupa da tanti anni di cinema americano, del rapporto tra cinema e storia, soprattutto tra cinema e guerra, si è occupato anche molto di cinema di animazione.
pubblicazione, anzi tra le sue prime pubblicazioni, credo ci sia proprio un testo sul cinema di animazione che si intitola Il disegno armato, cinema di animazione e propaganda bellica tra il 1914 e il 1945. A lui questa sera abbiamo chiesto di introdurci un po' a questo linguaggio rispetto al quale, dobbiamo dire la verità, non solo Massimo si sente un po' inesperto e privo di strumenti, ma rispetto al quale molti di noi si sentono degli inesperti, nonostante, mi viene da dire, sia una delle prime forme mediali a cui siamo tutti socializzati fin da bambini e bambine, ecco. Quindi invito Jaime ad introdurci a questo linguaggio, soprattutto nella sua relazione con la storia e la storia bellica. Grazie. Grazie a voi, appunto, io, come dire, sono uno studioso di cinema, ma sono anche un vostro amico, forse soprattutto un vostro amico, e con piacere che ho accettato il vostro invito. Il cinema di animazione effettivamente è una cosa che classicamente la gente non prende tanto sul serio. Questo libro che citava Sara era la mia tesi di dottorato. E quando io ho discusso la tesi di dottorato, la commissione mi ha guardato come dire: vabbè, hai fatto una roba di cui noi non abbiamo la più pallida idea di quello che hai fatto. In parte le cose stanno un po' cambiando negli ultimi anni, nel senso che quello che secondo me è successo è che con l'arrivo dell'animazione digitale, da Toy Story in avanti, insomma, dalla metà degli anni 90, l'animazione ha conquistato uno spazio che prima non aveva, o meglio, ha riconquistato uno spazio che prima non aveva, nel senso che per la mia generazione, per le generazioni seguenti e anche un po' precedenti, il cinema di animazione era una forma esclusivamente infantile, no? E quindi se è una forma esclusivamente, perché diceva giustamente Sara, è la forma di cinema che normalmente incontriamo per prima, no? come giovani spettatori cinematografici, ma che poi tendenzialmente ci lasciamo alle spalle, no? E quindi, essendo una cosa infantile, è una cosa poco seria, no? Una cosa di cui, insomma, non vale la pena parlare e di cui sicuramente non puoi far ricorso per parlare di cose serie come la guerra, la storia, la politica. Tutto questo, appunto, in realtà è frutto di qualche cosa che capita tra gli anni 40 e 50. Ho fatto un piccolo PowerPoint, non perché ami particolarmente i PowerPoint, ma perché parlare un quarto d'ora così con la mia faccetta nel rettangolino fa un po' tristezza. Allora, adesso ci arrivo. Allora, vedete il mio PowerPoint? Sì, lo vediamo. Molto bene. Allora, diciamo che questa idea che l'animazione è una cosa per i bambini è un'idea che in buona misura, non completamente, però diciamo che in buona misura è frutto della svolta della Disney nella seconda metà degli anni 30. Biancaneve e i Sette Nani, che è normalmente considerato il primo lungometraggio di animazione, anche se tecnicamente non è il primo lungometraggio di animazione, ma non importa, diciamo, per il grosso del pubblico questo è il primo lungometraggio di animazione ed è una fiaba, no? Quindi è esplicitamente un racconto pensato innanzitutto per il pubblico infantile. Allora, tenete conto che il rapporto tra l'animazione e la fiaba è strutturale sin dall'inizio. Se uno vede quello che è il primo film di animazione, il primo disegno animato della storia, che normalmente, convenzionalmente, è indicato in Fantasmagorie di Emil Kohl, che è un film del 1908, se andate su YouTube lo vedete, è un film in cui l'immaginario infantile è molto presente, perché è un film con dei disegni animati che sono sostanzialmente dei disegni fatti con il gesso su una lavagna, quindi
e che sono dei pupazzini, quindi sono come dire, idealmente i disegni fatti da un bambino sulla lavagna della classe durante l'intervallo, in buona sostanza. Quindi la componente infantile c'è sempre stata, è sempre stata una componente importante, però non è mai stata una componente assoluta, no? Quello che succede tra gli anni 40 e 50 è che da una parte il lungometraggio Disney punta decisamente, con una serie di eccezioni che poi vediamo, ma punta decisamente sul pubblico infantile. Il cortometraggio, che invece aveva un pubblico indifferenziato e anzi per certi versi almeno alcune serie avevano un pubblico esplicitamente adulto, penso per esempio a un personaggio come Betty Boop o comunque anche, non so, molte delle gag dei personaggi di Tex Avery, di Chuck Johnson, dell'animazione della Warner Brothers, della MGM, gli Unitunes, Mary May, queste robe qua, hanno spesso delle gag che sono delle gag pensate più per gli adulti che non per i bambini. Con la crisi dello studio system, il cortometraggio animato praticamente scompare negli Stati Uniti, l'animazione finisce in buona misura in televisione e finisce nella fascia oraria pomeridiana, quindi diventa a questo punto decisamente un intrattenimento completamente infantile. Da questa, diciamo, infantilizzazione dell'animazione si esce, come dicevo prima, negli anni 90. Però prima di questa lunga diciamo questa lunga cattività che l'animazione deve subire, appunto ridotta a intrattenimento puramente infantile, non che ci sia niente di male a fare l'intrattenimento infantile, ma quando tu puoi lavorare su più livelli, puoi parlare agli adulti come ai bambini, credo che sia più ricco, che sia più interessante. Prima di questa, appunto, cattività, in realtà l'animazione parlava agli adulti come ai bambini. I film di animazione potevano essere film per adulti, per, diciamo, ravvivare il clima del webinar, che è sempre un po' freddino. Vi porto un esempio di un film di animazione davvero per adulti, che è questo primo esempio di animazione pornografica, che è un film forse del 23, ovviamente essendo che la pornografia era illegale, non si sa molto di questo film. Secondo la leggenda è stato fatto per festeggiare il compleanno di Winsor McCay, che è il padre dell'animazione americana. E proprio da Winsor McCay vorrei partire, perché al di là del porno, che è un caso abbastanza isolato, però l'animazione negli anni 10, 20, 30, 40 non soltanto si rivolge indifferentemente agli adulti e ai bambini, e quindi il pubblico adulto si appassiona a Mickey Mouse, a Bugs Bunny, a Felix the Cat, e appunto, e in una certa misura ci sono dei personaggi e certe gag, come sicuramente quelle di Betty Boop, ma anche dei cartoons di Bugs Bunny e compagni, che sono rivolte più agli adulti che non ai bambini. Ma c'è tutta una parte dell'animazione che è rivolta di fatto sostanzialmente agli adulti, cioè c'è tutta una componente dell'animazione che lavora sulla dimensione storico-politica. Questo è uno dei primi esempi, ed è uno degli esempi più affascinanti da un punto di vista visivo, che è questo film di Winsor McCay, che si chiama appunto The Sinking of the Lusitania. L'affondamento della Lusitania è uno degli avvenimenti che, diciamo, spingono l'opinione pubblica, questo piroscafo inglese viene affondato da un sottomarino tedesco nel 1915 al largo della costa irlandese, sul transatlantico poi viaggiano anche molti cittadini americani, e quindi, insomma, diciamo che l'opinione pubblica americana comincia a spostarsi verso, no, l'idea di intervenire nella guerra europea, anche grazie a causa dell'affondamento del Lusitania. McKay realizza questo film, che ha tutti gli effetti un film di propaganda. Poi, diciamo, lui, dato che ci lavora da solo con due assistenti e lavora appunto dipingendo ogni singolo fotogramma, il lavoro, lui comincia quando viene affondato in Lusitania, cioè nel 15, però
termina il lavoro quando ormai gli Stati Uniti sono entrati in guerra. Quindi, diciamo, se aveva un obiettivo di propaganda, di spingere l'opinione pubblica americana verso il conflitto, insomma, lo manca. Però certamente il film si presenta come un film assolutamente antitedesco, no? C'è questa rappresentazione molto forte, molto, molto vivida dell'affondamento dell'Lusitania, e il film termina con un cartello che dice il comandante del sommergibile che ha affondato il Lusitania è stato decorato dal Kaiser, e poi ci dicono di non odiare gli Unni. Durante la Prima Guerra Mondiale, diciamo, in vari paesi noi troviamo un uso politico, propagandistico dell'animazione. Sono, come dire, una serie di casi più o meno isolati, perché negli anni, mentre, diciamo, il cinema davvero ha già un uso ampio come strumento sia di documentazione sia di propaganda, tanto nel fiction quanto nel non fiction, l'animazione, diciamo, è una forma che è nata da relativamente poco tempo, e quindi nessuno dei paesi ha veramente un'industria del cinema di animazione. Sono dei paesi coinvolti a un'industria del cinema di animazione, e questo fa sì che, sì, certo, troviamo alcuni film di animazione che rappresentano la guerra, che sono legati al conflitto, ma sono dei casi relativamente limitati. Dove tutto questo fenomeno si ripropone in forme assolutamente molto più ampie e articolate, molto più complesse, è la Seconda Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è, diciamo, il banco di prova per l'uso del cinema come strumento di propaganda. Durante la Seconda noi troviamo più o meno le cose che troviamo nella prima, ma in forme molto più, diciamo, sviluppate quantitativamente e qualitativamente. E questo vale in particolar modo per l'animazione. Durante la Seconda Guerra Mondiale praticamente tutte le grandi potenze, che tutte quante usano il cinema come forma di propaganda, tutte producono almeno qualche cartone animato di propaganda. Lo fanno i giapponesi con alcuni cartoons in cui c'è questo ragazzino che si chiama Momotaro, che guida delle squadre di Mitsubishi Zero, di aeroplani giapponesi contro gli americani. La cosa buffa è che Momotaro va a bombardare Pearl Harbor insieme a questa armata aerea di scimmie e di cagnolini, e vanno a bombardare i personaggi dei cartoons americani, perché sulle navi americane alla fonda della rada di Pearl Harbor ci sono niente meno che Braccio di Ferro e il suo nemico Bluto, che sono appunto due marinai e che sono presentati come non è il Braccio di Ferro quello che conosciamo, che mangia gli spinaci e sconfigge tutti. Questo non sconfigge nessuno, perché questo è un film di propaganda giapponese, e quindi i marinai giapponesi americani sono presentati come cronicamente incompetenti. In Italia noi troviamo questo film molto interessante, che si chiama Il Dottor Churchill, che è un film anti-britannico in cui c'è appunto Churchill, che è un Mr. Hyde, e quindi per presentarsi in società in maniera appunto accettabile beve una pozione che si chiama democrazia, e grazie a questa pozione assume le caratteristiche di un essere umano. Poi però alla fine la pozione, e fa tutta una serie di cattiverie, alla fine però viene fermato dall'alleanza italo-tedesca. Vedete questo braccio con sopra la svastica, dall'altra parte arriva un braccio con il fascio vittorio, il mostro viene smascherato, non può più prendere la pozione, quindi si vede che è un mostro, tutti possono vedere che è un mostro. I bombardieri italiani e tedeschi annichiliscono il suo covo, che è Londra, e su un cumulo di macerie si alza un volo di colombe, e quindi, diciamo, il bene trionfa, cioè il fascismo. Trovate dei cartoons di propaganda dell'asse, però, diciamo, a fronte
della capacità dell'industria cinematografica dei paesi dell'asse, in Germania anche trovate qualcosa, ma insomma, come dire, casi relativamente limitati, a fronte delle limitate capacità dell'asse di mobilitare i disegni animati, Hollywood ovviamente sforna una potenza di fuoco assolutamente straordinaria. L'industria cinematografica americana è quella che possiede in assoluto gli studios più grossi, più forti, più capaci sul piano dell'animazione, e quindi noi qui troviamo centinaia di film che vengono realizzati e che sono appunto, una parte sono, diciamo, adattamenti al contesto bellico delle situazioni tipiche del cartone americano, quindi Bugs Bunny e Daffy Duck prendono a martellate i giapponesi o i nazisti invece che prendere a martellate i loro avversari soliti, quindi, come dire, non c'è una particolare trasformazione delle forme dell'animazione, e questi sono cartoon che appunto che parlano indifferentemente agli adulti come ai bambini. Troviamo però soprattutto nella produzione Disney alcuni film invece più interessanti, nel senso che sono dei film in cui si trasforma proprio la forma tradizionale dell'animazione e in cui si parla esplicitamente e di fatto unicamente al pubblico adulto. Questo film qua, The New Spirit, è un film pubblicitario del prestito di guerra. È un film in cui Paperino sente la radio e sente le notizie sulla guerra e quindi si entusiasma, è pronto a partire, ad andare al fronte, poi però la radio gli dice che lui non deve andare a combattere, che lui quello che deve fare è pagare le tasse. Quindi Paperino, che è come dire, sempre il personaggio, insomma, un po' anarchico, di fronte all'idea di pagare le tasse va un po' in crisi, non c'ha tanta voglia, insomma, come dire, un papero americano ma anche un po' italiano, l'idea di pagare le tasse un po' lo infastidisce, poi però insomma è americano, quindi insomma è un bravo patriota, e alla fine capisce che insomma che è importante di pagare le tasse, no? Perché sono taxes to beat the axis, sono tasse per battere l'asse, e il film ti spiega proprio materialmente come si compila il modo. No? Paperino prende il modulo, prende la penna e ti fa vedere come si fa. Se voi andate su YouTube trovate molti dei cartoons della Disney che sono fatti in questi anni, che sono veramente affascinanti. Un altro molto bello è Reason and Emotion, proprio sulla differenza teorica tra i regimi totalitari e i regimi democratici, su come gli stati totalitari sfruttino la paura come strumento di governo. E soprattutto la Disney realizza nel 1943 un film assolutamente straordinario dal punto di vista tecnico, anche se forse un po' inquietante sul piano etico-politico, è un film che si chiama Victory Through Air Power, che è un lungometraggio sull'uso dell'aviazione come strumento bellico. È un film che oggi si trova in rete, che per molto tempo la Disney ha nascosto di fatto, nel senso che appunto quando io ho fatto la tesi di dottorato a metà degli anni 90, quando non era possibile vedere i film online, quindi ancora sono andato nelle cineteche a vedere i film alla moviola, il film si poteva vedere, però dovevi andare o agli archivi Burbank, agli archivi Disney a Burbank, oppure alla Biblioteca del Congresso o all'Imperial War Museum. La Disney non l'aveva più proiettato, non aveva fatto delle copie in VHS, non l'aveva fatto più circolare dopo la guerra, perché è ovvio che insomma, che se tu sei la casa di produzione di Bambi, il film sul bombardamento strategico e su quanto è entusiasmante annichilire le città giapponesi con i bombardieri, insomma, diciamo che fa un po' problemi. Cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, noi troviamo ancora dei casi di uso pubblico del cinema di animazione. Per esempio c'è questa bellissima serie di Halas and Bachelor, che sono due grandi animatori inglesi, cui viene chiesto dal governo laburista proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando i laburisti vincono le elezioni
che varano un grande progetto di riforme sociali, insomma quello che si chiama il welfare state, e alla Sembacciolo vengono incaricati, in questo diciamo c'è il lascito dell'esperienza della guerra, dell'uso appunto propagandistico, informativo dell'animazione, alla Sembacciolo vengono incaricati di realizzare dei cortometraggi appunto per spiegare alla gente come funzionano le nuove leggi sul welfare state, quindi come funziona il Servizio Sanitario Nazionale, come funziona l'assistenza sociale, il sistema pensionistico e così via. E c'è questo personaggio che viene creato per spiegare tutte queste cose esattamente come Paperino spiegava come si pagano le tasse per combattere l'asse. E alla Sembacciolo, peraltro, sono quelli che realizzano a metà degli anni 50, forse lo conoscete, un adattamento della Fattoria degli Animali di Orwell, un film che peraltro viene prodotto diciamo segretamente con i soldi della CIA. Alla Sembacciolo non lo sanno, cioè la CIA mette in piedi delle strutture di facciata per finanziare delle attività varie, diciamo, di intellettuali progressisti ma antisovietici. Alla Sembacciolo non lo sanno davvero che fanno il film con i soldi della CIA, non sono come diciamo Scaiola che non sapeva chi gli aveva comprato la casa. Questo film è ancora un esempio di uso politico dell'animazione, che è qualcosa che appunto che a partire dagli anni 60 diventa sempre meno frequente. Da una parte certamente perché diciamo il cinema di propaganda, quantomeno diciamo come lo abbiamo conosciuto durante la prima e la seconda guerra mondiale, scompare perché intanto non c'è più un'emergenza di quel tipo lì, e poi il cinema perde di importanza perché arriva la televisione. E poi c'è quel fenomeno che dicevamo prima, cioè del fatto che l'animazione diventa una forma largamente infantile. E infatti le cose cambiano proprio a partire dalla fine del XX secolo e con l'inizio del XXI, in cui l'animazione ritorna a essere una forma che sa parlare agli adulti e ai bambini, perché se Re De Toby, Nemici e Amici della Disney era un film che guardavano i bambini, o meglio gli adulti lo guardavano, ma insomma lo guardavano ob torto collo, nel senso che accompagnavi i tuoi figli a vederlo, ma non è che ti divertivi tanto. A partire da Toy Story, da Shrek, da Monsters & Co., per gli adulti andare a vedere questi film con i bambini ricomincia a essere interessante, no? Quindi sono dei film che strutturalmente parlano a un doppio pubblico. Davanti a Shrek un bambino di 4 anni si diverte perché c'è Shrek che fa le puzzette dentro la pozza di fango, poi però di fronte al gioco sulla scapolottina numero 1, numero 2, numero 3 e sulla... su Cenerentola, che è una ragazza mentalmente plagiata che cucina per le sue sorelle cattive, e diciamo chi ride di più inevitabilmente è il pubblico adulto. In questo diciamo rinascita dell'animazione, in questa sua come dire ritorno al pubblico adulto, è ritornata potentemente un'animazione con un cotè politico. Qui vi ho messo il film di Harry Forman, ma gli esempi possono essere tanti in Europa, negli Stati Uniti e in Medio Oriente. E come dire, di questa rinascita credo Mila faccia parte pienamente, credo, forse mi sbaglio, ma forse no, che 30 anni fa fare un film come Mila sarebbe stato molto più difficile, diciamo culturalmente, non dico produttivamente, che non adesso. Ecco, ho terminato. Grazie mille, grazie Gian Lounge per averci dato questo affresco molto bello, anche per averci ricordato il potere, appunto anche se vogliamo politico, dell'animazione. E faccio un'altra nota appunto di servizio, chiederei al signor Cron Pico, non so se... di chiudere la telecamera se possibile, che stiamo registrando l'incontro anche per la
rispetto della sua privacy, grazie mille. Ringraziamo, poi coinvolgeremo, penso, dopo anche la nostra chiacchierata a seguito nel dialogo con Cinzia. Ora, per tornare, diciamo, dall'animazione alla storia, darei la parola a Giuseppe Ferrandi, che è noto, credo, quasi tutti presenti, direttore della Fondazione Museo Storico, che è un'istituzione museale che ha tra i suoi, diciamo, nella sua mission, come si dice ora, anche se non solo, ma comunque anche la divulgazione, la public history, insomma, una comunicazione attraverso un pubblico ampio della storia, per cui magari penso che forse ci accennerà anche come, in che misura e perché un'istituzione museale è coinvolta in un progetto di questo tipo. E però quello che chiediamo, appunto, dicevo all'inizio, è di fare lo storico, per cui di raccontarci un po' anche, se vuole, quella che è la storia che sta alle spalle della storia di Mila, cioè cosa rappresenta anche nell'immaginario, se vogliamo, della storia della città, del territorio più in generale, di questo periodo della Seconda Guerra Mondiale, questo episodio bellico che Mila racconta. Beppe. Grazie davvero, Massimo. Prima Cinzia Angelini raccontava che la mamma è stata una delle fonti principali, insomma, l'input per occuparsi di questo tema. Ecco, io confermo empiricamente che il tema dei bombardamenti, in particolare il bombardamento della Portela, dicono i trentini, del 2 settembre 1943, è davvero uno spartiacque fondamentale, ecco, nella storia della città, perché, come dire, fa irrompere, ecco, la guerra dall'alto, le bombe dall'alto, nella vita quotidiana, e produce appunto 200 vittime, e è l'inizio, perché da lì poi iniziano una serie di bombardamenti molto sanguinosi nel 1944, ma è l'inizio di una quotidianità caratterizzata dalle bombe. Allora è chiaro che Trento, che è una città adagiata su una valle relativamente stretta, dove passano le ferrovie, dove passa la ferrovia, passa la statale, siamo lungo la via del Brennero, è assolutamente strategica dal punto di vista delle comunicazioni, del trasferimento di uomini, di materiali, di armi, e di conseguenza è un obiettivo strategico, va controllato, va interrotta le linee ferroviarie, vengono colpiti i siti produttivi. E in questo contesto, ovviamente, la guerra che nel settembre 43, con i 2 settembre per Trento, ma successivamente con l'armistizio dell'8 e del 9 settembre, prende ovviamente entra in un capitolo completamente nuovo. E ci sono ovviamente dei patrimoni di memoria molto, molto radicati nella città e nella comunità, che per lungo tempo sono stati oscurati dal fatto che le bombe cadute su Trento erano bombe giuste, erano bombe, come dire, che venivano dagli alleati, e che di conseguenza, come dire, era poco conveniente parlarne. Questo tra l'altro ha alimentato una memoria carsica anche molto abbastanza anche pericolosa, basata su un vittimismo ovviamente accentuato e sulla non comprensione del perché 200 morti civili non dovessero essere, come dire, ricordati o ricordati solo pietosamente in riti di memoria individuale e familiare. E solo dagli anni 90 è iniziata, come dire, una riabilitazione e una costruzione di una memoria pubblica che ha messo al centro appunto le vittime civili. Il contesto è un contesto ovviamente molto, molto difficile da riassumere in poche parole, però vi dico solamente che l'aviazione inglese, che è quella che poi ha, come dire, ha portato al bombardamento di Trento del settembre, ecco, i bombardieri, le fortezze volanti erano principalmente inglesi, non americane, nel 42 hanno un cambiamento di strategia, di tattica,
e teorizzano che ormai il bombardamento di precisione, il bombardamento su obiettivi specifici, non è più praticabile, viste la situazione della guerra, viste le difese antiaeree, e bisogna passare alla cosiddetta area bombing, al bombardamento a zona. Ecco, il bombardamento a zona prevede di mettere in conto che le famose vittime, i famosi danni collaterali, sono, come dire, naturalmente connessi. Perché? Perché l'antiaerea mette in pericolo i bombardieri, di conseguenza bisogna bombardare dall'alto, di conseguenza bisogna bombardare tramite una formazione, e nel quello che abbiamo già intravisto nel film si vede una formazione di aerei che coprono l'intera presente valle, e il calcolo che viene fatto è che l'area bombing può permettersi di bombardare fino alle 3 miglia dall'obiettivo, cioè c'è un margine di errore di 3 miglia. Allora, per chi è mai venuto 4 km, 5 km, chi è mai venuto in Trentino, la valle è lunga, quasi 500, 600, 700 metri, quindi un margine di errore di 3 miglia significa praticamente poter bombardare l'intera città. È quello che è avvenuto drammaticamente quel giorno e in altre occasioni, in altri bombardamenti. Quindi è molto interessante, secondo me è interessante che nella valutazione, nella ricostruzione storica di quello che è avvenuto a Trento, come di altre città italiane, città europee, si comincia, come dire, a dare un convolto non solamente alle vittime civili, quindi allo sguardo di Mila, ma anche allo sguardo di coloro che le bombe le sganciavano. In questo noi al museo abbiamo trovato, adesso non sono così bravo come Alonge e quindi devo permettermi di fare questo PowerPoint iper artigianale, ecco, questo è il testo di un volantino, in particolare questo volantino qua, che è intitolato "Perché vi bombardiamo". È un volantino lanciato dagli inglesi sulle città italiane e anche in Trentino, noi ne abbiamo una copia al museo, dove, dopo aver citato il ministro dell'aeronautica che ha detto dobbiamo distruggere, distruggeremo i mezzi guerreschi del nemico, le sue difese, le sue officine, i suoi depositi, i suoi trasporti, ovunque si trovino. Dice a un certo punto, noi bombardiamo le città italiane, le officine che stanno producendo armi e munizioni contro di noi, i centri di comunicazione, i porti, le installazioni militari. Tutti servono il nemico tedesco e saranno perciò attaccati con tutti i mezzi a nostra disposizione. Le nostre bombe sono dirette contro obiettivi militari. Qualcuna inevitabilmente ucciderà o ferirà la popolazione civile. Se gli innocenti soffrono, devono biasimare Mussolini, che dichiarò la guerra alla Gran Bretagna e che nel 1940 chiese permesso al suo padrone Hitler di partecipare al bombardamento di Londra. Ecco, credo che sia importante, appunto, nell'assumere lo sguardo profondo di Mila nell'evocare questa pagina, che è una pagina molto sentita e molto percepita nella memoria collettiva, perché anche lo sguardo, appunto, di una bambina e la capacità che ha prodotto il cartoon di rappresentare, appunto, un evento che le fotografie che abbiamo al museo, per quanto crude, per quanto terribili, non riusciranno mai a farci immaginare, ecco, cosa significa stare sotto le bombe. Quindi è un aspetto molto interessante. Mi rendo conto che su questo, visto che il ciclo che abbiamo avviato insieme all'Istituto Italo Germanico sta dando dei frutti molto importanti, se non valga la pena, appunto, questo parlo come istituzione anche museale, come nostra istituzione, che non dobbiamo solamente presidiare il fare storia, ma in particolare dobbiamo occuparci delle modalità di divulgazione, e dico, se questa riflessione sulla pluralità, appunto, di linguaggi con il quale noi dobbiamo costruire un immaginario degli eventi storici,
non debba essere, come dire, ripetuto e amplificato, ovviamente, guardando con grande ammirazione alla tenacia di Cinzia Angelini e di chi ha creduto in questo progetto. Grazie direttore, noi iniziamo la seconda parte del nostro seminario che insomma chi è già ha già partecipato altre volte sa essere più dialogica. Ovviamente chiamerò in causa sia le persone che hanno parlato finora, sia poi magari anche Luca Ferrario della Film Commission se ha voglia di raccontarci qualcosa rispetto alla partecipazione della Film Commission nel progetto e insomma la scelta anche di aderirvi e di seguirlo da vicino fin dall'inizio. Io vorrei cominciare con Cinzia, così ritorniamo insomma a parlare un po' di Mila e passando in qualche modo dal punto di vista dello storico, che è quello che ci ha portato il direttore, al punto di vista della narratrice di storie, che in questo caso sei tu, ma è anche la protagonista, no? che hai scelto di portare all'interno di questa storia. Tu sul sito hai scritto che Mila rappresenta the best of humanity. E quindi volevo chiederti, perché il genere, diciamo, war stories con protagonisti bambini è un genere abbastanza battuto dalla letteratura, dal cinema, anche in buona parte dall'animazione. Quindi volevo chiederti come hai costruito questo personaggio e se in qualche modo ti sei ispirata a qualche modello mediale che hai letto e fruito. Grazie tantissime innanzitutto a professore Lange per averci dato uno spaccato interessantissimo e molti dei film tra l'altro non ho visto, quindi andrò a guardarmeli, di questi vecchi film di guerra. E a dottor Ferrandi grazie per questa veloce però molto molto chiara, diciamo, idea di cosa succedeva appunto in quei giorni, in quel periodo a Trento. E, sì, allora io mi sono, devo dire che una volta sentite le storie, cresciuta con le storie appunto di non solo mia mamma, ma chiaramente anche mio padre era piccolo all'epoca, i nonni, insomma tutta la famiglia, ma in particolare appunto di questo sentimento di terrore di mia madre, ho iniziato chiaramente a documentarmi e sopra quello sono stata come ragazza giovane molto influenzata dalla guerra dei Balcani e per cui è sempre stata, diciamo, un forte desiderio quello di usare il mezzo che amo, che appunto l'animazione, insomma, che è la mia vita professionale da tanti anni, per parlare di qualcosa di importante per me. Poi chiaramente ho voluto, e penso sia stata diciamo, il segreto dietro a Mila, il riuscire a tenere, diciamo, duro e andare avanti per più di 10 anni a portare avanti un progetto così ambizioso, come vista la qualità, chiaramente la lunghezza del film. Penso che il segreto sia stato appunto che era una storia così personale vicino a me. Quello è stato sicuramente fondamentale per darmi la forza, oltre comunque tutte le persone che hanno partecipato, che sono stati incredibili, che mi hanno seguito per tantissimi anni. E che mi hanno dato veramente l'energia di andare avanti anche nei momenti più bui, dove non vedevo proprio la luce alla fine del tunnel. È successo molte volte. Prima di parlare del personaggio di Mila in particolare, una delle cose più interessanti che è successo durante la produzione, oltre chiaramente a mobilitare 350 artisti più da 35 paesi, che è abbastanza inusuale, è stato proprio riuscire attraverso gli anni, soprattutto nell'ultimo anno, a unire il, diciamo, l'aspetto indipendente di un film che potevamo appunto essere noi artisti che ci siamo messi insieme come potevamo per iniziare questo progetto,
ha uno studio molto grande, che è quello per cui lavoro, Cinesight, che nell'ultimo anno ci ha aiutati praticamente a portare Mira al completamento. Quindi l'anno scorso Cinesight, che è uno studio di visual effects e animazione adesso molto grande, ha preso Mila e l'ha trasportato, diciamo, digitalmente sul loro pipeline, cioè dentro lo studio, e praticamente ha finito con noi il film. Quindi è stata veramente una cosa bella che è successa, perché siamo riusciti a portare un film di questo tipo, appunto, che parlava di un tema difficile come quello della guerra, in un ambiente più mainstream, come dicono, un ambiente, uno studio grosso che tendenzialmente non fa film di guerra. Quindi questo è veramente una cosa importante che è successa. Mila, come dicevo all'inizio, ispirato chiaramente da mia mamma, però è un personaggio a sé, perché chiaramente le cose che succedono a Mila nel cortometraggio sono ispirate da tante cose che sono successe nella famiglia, sono un po' un puzzle di varie storie messe insieme, e con questo ho poi costruito una sceneggiatura che avesse un personaggio appunto attivo, chiaramente terrorizzata dalla seconda e la terza sequenza, che sono appunto di guerra, che magari dopo cerchiamo di vedere un pezzo, anche se, come sappiamo, sarà un po' a scatti, ma almeno vedete un po' qualcosa. E che però non solo diciamo riesce a salvarsi, ma riesce anche a salvare una persona sconosciuta. E quindi, ritornando a quello che dicevi, Sara, prima, praticamente sì, volevo fare proprio vedere che, nonostante la tragedia enorme di avere un bambino nel mezzo di un bombardamento, tante volte i bambini riescono ad avere una forza e una capacità di cambiare il mondo in giro a loro in maniera incredibile rispetto a un adulto. Quindi sì, come dicevi, importante è stato per me proprio cercare di trasmettere questo senso di speranza, questa positività, e di tirar fuori attraverso Mila il meglio appunto dell'umanità, nonostante la tragedia di un momento come quello del bombardamento, chiaramente. Magari vuoi provare a farlo vedere? Sì, allora... magari il documentario lo teniamo per ultimo, adesso facciamo vedere un minuto di sequenza. Sì. Questo è un estratto, un minuto di sequenza del film. Dopo, se volete, possiamo parlare anche di come si arriva a questo momento. Datemi un secondo, perché... Sì, magari Sara, intanto che Cinzia prepara, ricordiamo che se tra il pubblico appunto ci sono curiosità, domande per Cinzia, possono essere... parte attraverso la chat e poi gliele giriamo. Ok, vediamo un po'. Thank you.
Ecco qua, non so come si sia visto, spero a scatti probabilmente. Si è intuito che è una scena potente comunque, assolutamente. Vabbè. Poi vi daremo magari per i partecipanti qualche link così che possono vederlo, insomma, una qualità migliore. Flavio probabilmente, Flavio Gargano, compositore di Mila che ci sta seguendo, povero, non lo so come si arriva. La musica è stata un po' violentata. Allora, riabilitiamolo subito, nel senso che, cioè, se ci racconti un po' come sei arrivata appunto a questa scena, ma anche se ci racconti un'altra scelta importante che sta dietro a Mila, cioè il fatto che c'è una storia senza parole fa tanto rumore lo stesso, no? La tua scelta è stata quella di non usare i dialoghi, ma di usare un linguaggio universale come quello della musica. Assolutamente, volevo... Mila non ha mai voluto essere un film politico che parlasse di chi bombardava o cosa. Non c'è nessuna possibilità di sapere. Se uno non sa la storia, non ha idea di chi stia bombardando, insomma. E tra l'altro i bombardieri, appunto, che è l'unico rappresentante della guerra nel film, non ci sono soldati, è semplicemente bombardiere. Quando abbiamo fatto il design, abbiamo veramente intenzionalmente voluto fare un design che fosse un mix dei vari bombardieri della Seconda Guerra Mondiale, giusto per non puntare il dito su niente o nessuno. Proprio, vuole essere semplicemente un film universale contro la guerra e appunto, come diceva il dottor Ferrandi, la tragedia dei civili, insomma, l'effetto collaterale, appunto, civili, in particolare i bambini. E l'unica cosa vera, se non sbaglio, perché ho letto un po' dei libri, appunto, tra l'altro uno scritto da lei, dottor Ferrandi, penso, della Seconda Guerra Mondiale, che i bombardieri, uno di quei giorni erano 91, se non sbaglio, che hanno bombardato la valle, quindi l'unica cosa vera sul bombardiere, abbiamo tenuto la scritta 91, giusto, in memoria. E tra l'altro una piccola nota fra parentesi per dirvi quanto le persone da tutto il mondo si sono appassionate a questa storia. Il ragazzo inglese che ha fatto le texture, ha dipinto il bombardiere in 3D, ha nascosto il numero delle vittime di quel giorno scritto sul bombardiere, che non si vede nel film, è una cosa così, però giusto per far capire quanto queste persone si siano veramente appassionate alla storia e a quello che è successo, a quello che vuole rappresentare. Sì, quindi la musica ha un'importanza enorme e sono contenta che Flavio sia qui. È stato veramente incredibile. Poi magari, se riusciamo a far vedere il documentario, chiaramente sarà lo stesso problema tecnico, ma giusto per far vedere, appunto, la Haydn Orchestra, come dicevo all'inizio, ha registrato per noi 3 anni fa ormai, penso, la colonna sonora. Stiamo ancora diciamo, finalizzando gli effetti sonori, il mix. Stiamo finalizzandoli, però il film, giusto per, cioè, sto un po' saltando, penso, la scaletta, ma stiamo iniziando a mandarli ai festival, quindi presto, ecco, infatti, finito. Scusa Cinzia, salto, ti interrompo un secondo perché così colgo al volo una domanda dal pubblico, si direbbe, infatti ti chiedono se il film è in vendita, come vedere il film completo. Insomma, per cui se ci dai anche qualche dato proprio su quando sarà possibile vederlo, dove, come, oltre al fatto che ci devi una promessa quando è finita, prima o poi, quando è finita anche la pandemia, magari, sì. Di venircela a mostrare dal vivo. Sicuramente, sicuramente. Dunque, il film, appunto, come ho detto, è finito a livello grafico, animazione, tutto è finito. Stiamo solo finalizzando effetti sonori e il final mix, che è per, diciamo, la versione teatrale, insomma, di mixaggio finale dell'audio. Però il film è finito, quindi stiamo iniziando a mandarlo ai festival. Dunque,
L'intenzione chiaramente è di fare tutto il circuito dei festival che durerà tutto il 2021 e, se tutto va bene, partecipare poi alla corsa agli Oscar 2022, quindi che iniziano dalla fine 21 e poi, se tutto torna normale, saranno febbraio 22. Vediamo. Comunque, come dicono, fingers crossed, dita incrociate. Quindi, detto ciò, sarà possibile vederlo ai festival, non si può vedere digitalmente, perché se si fa vedere il film su rete, chiaramente si è esclusi da tantissimi grossi festival, primi gli Oscar. Quindi è un po' una... si potrebbe far vedere a teatro, però far vedere un film a teatro, un cortometraggio, diventa complesso a livello di distribuzione, perché di solito... ci sono i lungometraggi e teatro. Detto ciò, per i trentini che ci seguono, la cosa migliore sarebbe se la pandemia migliora o se ne va, nel senso che possiamo iniziare a viaggiare. Chiaramente uno dei festival, il Festival di Trento, e lo butto qua così, visto che abbiamo tantissime persone molto importanti che ci seguono, il mio sogno personale, e penso di Flavio e tutti quanti, il team, è di far vedere Mila con l'orchestra dal vero davanti. Quindi la butto lì così. Questo è il mio sogno personale per far vedere il film a Trento. No, sicuramente, perché appena riusciamo a organizzare qualcosa a Trento, che sia attraverso il Festival di Trento o qualcos'altro, lo faremo sapere a tutti tramite tutti i nostri sponsor. Spero che la città intera lo sappia e verranno a vederlo, così che possano vederlo come dovrebbe essere visto, insomma, su uno schermo di qualità e non attraverso... E chi ha orecchie per intendere intenda, magari prima di provare a vedere il filmato, se vuoi provare a far vedere lo spezzone che riguarda più nello specifico l'orchestra Haydn, io volevo coinvolgere proprio gli sponsor e i partner, se da una perché tu hai sempre detto che è stato difficile all'inizio, soprattutto nel mondo produttivo hollywoodiano, riuscire a vendere, no, questa idea prima ancora che questo prodotto. Quindi volevo chiedere sia al direttore Ferrandi sia a Luca Ferrario se hanno voglia un po' di condividere come in entrambi i casi sono entrati in questo progetto, e nel caso appunto del direttore, appunto, come un'istituzione come la nostra, poi decide di entrare in questo tipo di progetti. Ecco. Sì, e poi ci sia anche qualcuno della Fondazione Cassa Rurale, penso, sì, nel caso volessero partecipare. Anche. Grazie. No, per noi ovviamente è una naturale, dovrebbe essere una naturale funzione quella di misurarsi con modalità di divulgazione e di disseminazione, appunto, della storia, usando una pluralità di strumenti di media. Devo constatare, insomma, che sarebbe bello fare una discussione tra operatori culturali, operatori museali, ricercatori, se quanta ortodossia, ecco, con quanta ortodossia si giudica uno strumento come un cartoon per poter creare appunto una coscienza, diffondere una consapevolezza, ad esempio sul fenomeno delle guerre, come prima descrivevi. Insomma, sono un po' scettico su questo, sono convinto che troveremo anche delle risposte molto molto inacidite, con magari qualcuno che dice: ma quanto filologico è il che rapporto c'è con le fonti, che tipo di quanta realtà riesci a raccontare e correttamente raccontare. Io devo dire, e con questo chiudo, perché credo che ci siano cose più interessanti anche da sentire, che in questo momento, più che l'interesse nostro per quanta veridicità c'è nel vostro racconto, nella vostra trasposizione, mi interessa capire quanto performante è lo strumento
per poter beccare pubblici diversi, appunto perché ci avete spiegato che il cartoon non è destinato solo ai bambini, all'infanzia, ai ragazzi, mi sembra molto interessante questa questione. No? Ora, e chiudo, in questa fase di lockdown, di didattica a distanza, noi abbiamo visto che questa è una riflessione particolare nel produrre contenuti didattici, in realtà più lavori non alla semplificazione, alla banalizzazione e al riassunto, ma più provi a muoverti usando la cultura visiva, usando, come dire, la visualizzazione, ecco, di aspetti di storia che poi con una colonna sonora, con un contesto che viene dato, riesce a essere davvero performante negli stili di apprendimento e nelle occasioni di apprendimento. Quindi la riflessione che faccio è probabilmente che innanzitutto dovremmo attrezzarci di più, poi il vostro sforzo produttivo fa capire che un'impresa del genere non può diventare serializzata perché implicherebbe cose inenarrabili, ma sarebbe veramente interessante partire dalla vostra esperienza, dal progetto e quindi dalla nostra partecipazione. Abbiamo fornito fonti, abbiamo supportato, non abbiamo dato, come dire, non abbiamo investito economicamente nel progetto, però potrebbe diventare un bel campo scuola, ecco, Mila, per capire quali frontiere, cosa vorremmo toccare a partire da questo nuovo punto di vista della divulgazione e della promozione di contenuti storici. Grazie, assolutamente, sarebbe fantastico. Da qui voglio dire che ci sono vari tipi di animazione. Io, avendo sempre lavorato in lungometraggio, ho voluto fare un'animazione che conoscevo, quindi a livello tecnico è la più complessa che si possa fare. Ci sono altri modi di fare animazione in modo molto effettivo a livello didattico, con dei costi molto minori rispetto a quello che, se avessimo avuto un budget, Mila sarebbe stato. Quindi sarebbe sicuramente una... Io penso, come tra l'altro sono stata invitata un paio d'anni fa a parlare al TEDx di Trento, credo che sia fondamentale portare temi difficili, importanti, storici, educazionali, didattici, di qualsiasi tipo, più presto possibile ai ragazzi, perché si formano fra i 0 e i 10 anni. Quindi il mezzo che adorano e che amano e con cui più si sentono in contatto l'animazione, quindi sta a noi sfruttarlo per cercare di renderli dei futuri cittadini migliori e portarli il più possibile tematiche tematiche più difficili, insomma, che altrimenti se non si fa sono solo esposte a tematiche, sì, divertenti, belli, Minions, cioè io ho lavorato sui Minions, però non arricchiscono dal punto di vista che intendiamo noi, insomma. Iniziano ad arrivare delle domande. Io coinvolgerei un attimo Luca Ferrario, se c'è ancora, perché non lo... Eccolo. Ci sono. Ma allora, il perché FinCommission ha sostenuto questo progetto penso che sia ormai chiaro chi sta seguendo questo incontro, che insomma la motivazione parte dal curriculum, direi, straordinario di Cinzia, che il campo dell'animazione ci diventa un vanto nostro in qualche modo, però in realtà non è solo quello, il sostegno è dato per tanti motivi, perché c'è Trento come ambientazione, Trento protagonista, ma anche perché ci sono tante professionalità locali che hanno partecipato in questa avventura globale e epica. E proprio per la qualità a cui Cinzia ha puntato, credo abbiano fatto delle esperienze che altrimenti non avrebbero mai potuto fare. Quindi c'è proprio una forte componente di crescita professionale per tanti professionisti locali, e quindi questo rientra nelle nostre attività. Dopodiché, sicuramente
promuove, non so se la sua, però racconta un pezzo di storia nostra, che è importante. Spesso si parla di, no, di film con una grande valenza promozionale, intendendo però spesso la cartolina, che è una cosa che ci può stare in certi tipi di prodotto, in certi tipi di fiction o altro, però la valorizzazione invece di un pezzo di storia è una cosa che è altrettanto importante, se non forse di più, e il cinema ha una capacità fortissima di fare questo, di far vivere epoche diverse, esperienze diverse, raccontare cose che altrimenti non potremmo capire, e quindi fa parte anche del gioco, di quello che dobbiamo fare noi, supportare questo genere di opere quando ce n'è la possibilità. Quindi questo lo fa sicuramente, e quindi abbiamo, come dire, dovuto per forza esserne parte. Grazie, grazie Luca, a tutti alla Film Commission per avermi sempre sostenuto da tanti anni. È stato importante. Proveremo ad arrivare fino al concerto della Aidan in qualche modo. Grande Luca, grande. Per quanto l'ha io non abbia nessun collegamento, quindi non è che posso, non è che sto millantando poteri che non ho, ma voglio dire, grande. Ci proviamo, ecco. Ma sì, sì, si fa, si fa. Allora vogliamo far vedere veloce il documentario prima, sperando Luca, che... ti voglio bene. Grande Flavio. Ok, un attimo, vediamo se riusciamo a vederlo in modo decente. Intanto, se qualcun altro vuole fare delle domande, basta che scriva a lato nella chat. Ok. No, aspettate, vi sto facendo vedere la stessa cosa, un attimo. Dov'è che... secondo, ragazzi, è definitivo 1004K. Sì. Tutto è cominciato in Piazza Duomo, bevendo un tè con mia mamma. Ricordo quel giorno in cui Mila è un racconto di valori oltre il tempo, oltre i luoghi. Mila è un modo diverso di raccontare la storia. Spazio tridimensionale, cioè uno spazio infinito che collega tutti i bambini e tutti gli artisti del mondo. Mila è un'opera artistica collettiva davvero unica e originale. Mila è una storia appassionata, è una musica passionale e divertente.
Mila è quella capacità unica che hanno i bambini di cadere e rialzarsi. Mila è il coraggio. Mila è la speranza. Ok, spero si sia visto. Si è visto. Visto. Sì. Ascolta, ma da profanissima proprio, cioè una cosa di cui forse non ci rendiamo conto, ma che mi aveva colpito molto una delle prime volte che hai presentato il tuo lavoro, stavi ancora facendo lo studio dei personaggi, credo, è il tempo che il tempo e la mole di lavoro che sta dietro ogni singolo pezzo, no? E quindi volevo chiederti anche rispetto al ruolo del patrimonio, degli oggetti, cioè che lavoro di ricostruzione c'è rispetto alla realtà storica, come avete fatto, in quante persone uccide, non lo so, non io quel giorno lì sono rimasta allucinata proprio dal tuo racconto, quindi posso saltare qui. No, anch'io in realtà avevo la stessa curiosità, poi ho visto, ora è scomparso purtroppo, ma c'era un nostro collega qui alla fondazione che lavora sulle ricostruzioni in 3D eccetera, per cui faccio la domanda che ti avrebbe fatto lui forse, ma in maniera meno, come dire, meno tecnica. Sì, a livello proprio di qual è il livello di accuratezza della ricostruzione, ad esempio, degli ambienti urbani, il ponte che non c'è più, e queste cose qui, che cosa avete utilizzato per ricostruirli? Dunque, principalmente noi abbiamo guardato a Trento del 43 attraverso fotografie, soprattutto fotografie, direi, che ci hanno un po' dato, perché chiaramente ci sono stati, a causa dei bombardamenti in sé, dei cambiamenti importanti, soprattutto in zona Portella, eccetera. La Piazza Duomo, che ospita la prima sequenza, in realtà non è cambiata più di tanto, a parte non avere più un paio di alberi che c'erano nel 43 che non ci sono più, ma in realtà è rimasta abbastanza insomma, simile a quello che era. Però poi per tutto, noi partiamo dalla Piazza Duomo come viaggio, diciamo, che fa Mila andando appunto da una zona di guerra che è appunto Piazza Duomo, attraverso la città via Mazzini e poi davanti a Santa Maria, il ponte e poi fino a Piedicastello, perché la mia famiglia, mia nonna, da parte di mia mamma, viveva a Piedicastello. Quindi in realtà questa sconosciuta e Mila scappano in bicicletta, seguendo appunto questo itinerario, fino a Piedicastello, passano la piazza, che è una piazza unita, non come adesso, so che adesso forse... Spero che la stanno, l'hanno riunita, mi pare che ci stessero lavorando l'ultima volta che ero lì, finalmente, ma comunque... E ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta, è fantastico, non vedo l'ora. Fino a una delle case vicino alla fontana di Piedicastello. Chiaramente tutto fotografie sono state la nostra base. A livello di... cosa implica arrivare a un'immagine finale come quella che avete visto, cioè design, perché comunque si parte da penna matita, chiaramente design, perché non volevamo ricostruire Trento in maniera architettonica, ma abbiamo voluto dargli comunque una percentuale di a Disney la chiamavano wonkification, cioè che un muro, anche se è dritto, siccome è animazione, magari non si fa dritto, non si fanno linee parallele, si dà un po' una caratteristica cartoon, anche se comunque sia Mila è un mix fra cartoon, però molto immerso nella realtà, perché siamo una vera città, e qualsiasi trentino che guarda le immagini di Trento riconosce in che angolo siamo della città.
Quindi abbiamo, quello era molto importante per me di essere molto preciso nella ricostruzione della città. Allora, da design, poi c'è un modellatore che modella, e poi ci sono texture artists che assegnano i colori, ma poi ci sono surfacing artists che assegnano il materiale, perché un mattone rifletterà in modo diverso dal legno, dal metallo, eccetera, una volta che si fa il lighting, quando si iniziano a piazzare le luci virtuali, tutti i materiali rimbalzano la luce in modo diverso, quindi bisogna assegnare non solo il colore a un oggetto, ma anche il tipo di materiale di cui è fatto virtualmente, tutto virtuale chiaramente, però sono tutte le logiche fisiche che questi programmi, in particolare Maya in questo caso, seguono. Quindi dopo quello è un aspetto di preparazione, diciamo, come se ci si volesse creare un modellino della città. Allo stesso tempo c'è la sceneggiatura e lo storyboard, per cui una serie di immagini disegnate che sono la prima blueprint, prima immagine, idea di come sarà quella sequenza e poi in totale il film, quando si ha un animatic, che è appunto il film dalla A alla Z, però con tutti i disegni. Fatto quello, si piazzano le camere nella città 3D che abbiamo costruito intanto, con i personaggi che sono stati design, modelli, stessa roba, cioè stesso iter, anche più complicato per un personaggio, perché poi bisogna anche fare il rigging per i personaggi, quindi mettere tutte le ossature digitali per poterli muovere, faccia, facciali, eccetera. Questo è layout, si piazzano le camere, poi gli animatori iniziano a muovere. Cioè questo in Mila Time, nel tempo di Mila, diciamo 6 anni, quello di cui ho parlato adesso. Poi inizia l'animazione, no? Giusto per dare un attimo di contesto. Poi inizia l'animazione e poi c'è l'animazione del personaggio, e poi c'è però cloth simulation, la simulazione dei cappotti. In più Mila, no, perché siccome le cose semplici a me non piace farle, abbiamo due sequenze di sogno, dove appunto il look del personaggio è di sogno, e le altre sequenze che sono di guerra, dove Mila è sporca, c'è il cappello distrutto. Solo il cappello di Mila ha 3 versioni. Quello normale dal sogno, quello distrutto di guerra e quello rattoppato per la sequenza finale. Quindi tutte queste cose sono cose che prendono, diciamo, se fosse stato un film fatto con un budget hollywoodiano, diciamo così, di un grosso studio, ci avrebbero impiegato 2 anni, chiaramente facendolo per il 95% su base volontaria ci abbiamo impiegato più di 10. E da lì poi c'è lighting, cloth simulation, simulazione di capelli, lighting, eccetera, fino poi al finale, ma giusto per dare uno spaccato su cos'è, e questo per ogni singola cosa, solo oggetti ne abbiamo quasi 300, solo oggetti, senza contare le case, 11 personaggi, 25 set, eccetera, giusto. Ecco, la stessa impressione della prima volta che l'ho sentito questa cosa. E noi credo che ci stiamo avviando, guardo anche Massimo per avere una conferma, verso il finale della nostra chiacchierata, però volevo leggere alcune domande, alcuni commenti a lato, così li, allora Roberto Naldi dice: immagino che il film sia rivolto a entrambi i pubblici, infantile e adulto. Sarei interessato a sapere come è stato affrontato e risolto il problema di rappresentare scene di guerra e violenza rivolte a un pubblico infantile. Grazie Roberto. Come ho detto prima, volevo che solo i bombardieri rappresentassero la guerra, quindi non ci sono soldati, anche per tenere la cosa un po' diciamo più poetica, ecco, più vista in modo semplice da parte di un bambino che identifica la guerra su questi mostri volanti che attaccano la sua città. Quindi c'è una scena sola dove si vede in realtà una persona morta sotto dei detriti, si vede solo una gamba chiaramente. E quella è l'unica dove appunto si vede una reazione di Mila che non capisce neanche cosa stia succedendo.
Ma volevo proprio tenere, assolutamente sì, è rivolto a tutti, qualsiasi bambino può vederlo, sì, ci sono dei bombardamenti, ma non c'è niente di grafico al punto da traumatizzare dei bambini, quindi quella era una cosa importante per me da fare, perché voglio che sia visto dai bambini, perché è importante che anche se magari storicamente non sanno qualcosa di particolare, ma solo il fatto di vederlo, di fare domande, l'ho visto attraverso i miei figli che sono cresciuti con sono molto più interessati alla Seconda Guerra Mondiale che non a altri episodi, ma perché proprio sono stati sempre esposti a questa idea di Mila. Per cui, tornando a quello che diceva il dottor Ferrandi prima, penso che sia importante, anche se magari non imparano tutto quello che dovrebbe essere, dovrebbero sapere da un evento specifico, solo il fatto che da piccoli sono esposti a una particolare tematica, spaccato storico, sarà sicuramente naturalmente una cosa a cui saranno più interessati crescendo, di sapere. È un po' come piantare un seme, no? Che poi cresce da solo negli anni. È quello che secondo me è importante fare nei primi anni di vita di un bambino. E porto i saluti di Rossana Gramegna, Fondazione Casa Rurale di Trento, che dice di essere uscita. Devo dire che pensare che Cinzia sia riuscita a dare vita al suo sogno con così tanta determinazione e professionalità ci rende felici. Auguriamo a Mila tutto il successo che merita. Grazie. Mentre Maurizio propone una piccola suggestione, ascoltando l'intervento di Jaime, guardando le immagini di Mila, mi veniva in mente un altro film di animazione in cui si parla di guerra e indirettamente di un pezzo di Trentino. Pensavo a Si alza il vento di Miyazaki, in cui un ruolo non secondario ha la vicenda di Gianni Caproni, il pioniere dell'aviazione e ingegnere aeronautico di Massone. Sicuramente è sempre più, cioè, velocemente, quando io ho iniziato 10 anni fa era molto più difficile avere un discorso con grossi studi rispetto adesso. Si sta andando, come diceva il professor Alonso, verso un po' più di apertura verso l'animazione, meno male, e spero che sarà sempre di più così. Ma già l'ho visto nell'arco degli ultimi 10 anni, un cambiamento sicuramente. Io vorrei chiedere un ultimo commento sia a Jaime che al direttore. Non è sempre facile parlare di un film che non si è visto, anche se ci hai dato una serie di scampoli e di frammenti interessanti rispetto ai quali riflettere. E niente, volevo chiedere a Jaime se... insomma, tu hai finito il tuo intervento dicendo un po' come più recentemente, diciamo, i film di animazione si sono avvicinati a un messaggio in qualche modo politico. E anche se Cinzia ha detto che questo non era il suo intento immediato, io comunque un po' ci vedo un messaggio di tipo politico. Quindi anche rispetto a quello che hai sentito, che cosa ne pensi rispetto a questo prodotto? Invece al nostro direttore, se in un'operazione come questa c'è una fonte più o meno giusta da utilizzare, perché qui si parte, si usa molto una memoria familiare, una storia orale, e invece se ti sono venuti in mente degli spunti per dei possibili altri prodotti di animazione con altre fonti, ecco. Così io chiudo. Allora, beh, è chiaro che, come dire, questo film sicuramente per, come dire, per la parola della sua autrice e anche per quello che ne abbiamo visto, come dire, non è un film politico nel senso deteriore del termine, nel senso della politicienne, però è come dire, nel momento in cui io faccio un film sui bambini sotto i bombardamenti, faccio un film politico nel senso alto del termine. Però secondo me, io sarei un po' più orgoglioso di aver lavorato ai Minions. Io sono un grande fan dei Minions.
E in realtà, secondo me, non c'è una frattura così netta, diciamo, tra l'animazione mainstream e l'animazione d'autore. Cioè, certo, c'è in termini produttivi, c'è in termini di pubblici, di distribuzione, però se noi andiamo a prendere l'animazione, se parliamo di politica, no? Di film che fanno un ragionamento politico, beh, la produzione dei grandi lungometraggi digitali degli americani degli ultimi 20 anni è straordinariamente politica. Cioè, se noi ci pensiamo, è veramente una produzione in cui i valori, come i family values della Disney degli anni 50, 60, vengono ribaltati. Cioè, sono dei film in cui sistematicamente si dimostra, per esempio, che la famiglia è un costrutto culturale, che tutti possono essere genitori, perché cioè, voglio dire, Monsters & Co., oppure come si chiama quell'altro prodotto da Spielberg, del bambino che viene adottato da un cane, allora che il cane è uno scienziato che inventa la macchina del tempo. Body e Mister qualcosa e Peabody and Sherman. Peabody and Sherman, cioè c'è il cane che adotta un bambino e c'è un giudice nero che stabilisce che no, che un cane può adottare un bambino perché tutti hanno diritto a essere genitori. Beh, insomma, se non è un film politico quello, non so cosa sia un film politico. No, sicuramente ci sono temi importanti che vengono. Io parlavo principalmente di cose più appunto legati, insomma, alla guerra, conflitti e cose di questo tipo. Chiaramente è più difficile per i mainstream fare film di questo tipo. Persepolis è un film fantastico che io adoro, però è fatto più da diciamo con un Italia più indipendente, cioè una background. Certo. Yeah. Sì, no, però sicuramente, e speriamo che vadano sempre di più in quella direzione, che siano sempre più coraggiosi, diciamo così. È anche un mondo in cui, rispetto appunto a prima, fino agli anni Ottanta, è molto più comune trovare dei registi, degli autori di live action che si misurano con l'animazione. Cioè, il fatto che Wes Anderson faccia dei film di animazione 50 anni fa non sarebbe stato molto immaginabile, no? Che un regista di film dal vero accreditato si metta a fare un film di animazione è un fatto anomalo nella storia del cinema. Sì. Tra l'altro bellissimo. Tra l'altro bellissimo il film di Wes Anderson. Yeah. No, è chiaro che una fonte privilegiata, che è la fonte della storia orale, della testimonianza, dei ricordi della storia cosiddetta dal basso in tutti i sensi, visto che stiamo parlando di chi sta sotto le bombe e non chi le sgancia, è chiaro che è funzionale e tra l'altro ha permesso di fare poi l'operazione anche storiografica di spostare l'attenzione dai bollettini di guerra, dalle dichiarazioni, dai saggi di storia militare a chi poi non aveva diritto di parola e ha recuperato il diritto di parola successivamente raccontando, costruendo memoria. A condizione però, io sono curioso a questo punto di vedere il risultato finale, insomma, e a condizione però mi sembra che quello che ha detto già Cinzia va nella strada giusta, ci sia un correttivo al vittimismo, insomma, il testimone che è l'alfa e l'omega di tutto, che si sente il più punito, il più colpito, forse viene, come dire, alleggerito, un po' scomposto e inserito in un contesto diverso con lo sguardo di Mila. E quindi è interessante appunto sì, dar centralità alle fonti orali. Le fonti orali sono una componente fondamentale, però usciamo un po' da questa idea che la storia deve essere sempre letta, come dire, in modo sostanzialmente unilaterale
e tutte le altre varianti sono varianti assolutamente di un grande complotto. Prima mi ha colpito molto questa idea che la sagoma delle fortezze volanti di Bombardier l'avete fatto mettendo insieme più tipologie, come dire, di aereo. Ebbene, c'è anche il bombardamento di Dresda, c'è il bombardamento di Londra, c'è il bombardamento di Salerno, di Treviso, e ci sono i bombardamenti. La nostra, appunto, le nostre generazioni hanno vissuto i bombardamenti su Belgrado con gli aerei che passavano, come dire, e andavano a scanciare le bombe lì. Ecco, a me sembra che gli ingredienti ci sono tutti affinché le fonti orali, le testimonianze, vengano collocate in una giusta luce. Invece, visto che siete simpatici e molto capaci di trasmettere entusiasmo, e poi siete anche dei marpioni, o delle marpioni, non so se si dice delle marpioni, delle marpionette, ecco, prima sentendo la dotta introduzione di Alonso, mi è venuto in mente, ma questo racconto di cartoon che trattano di storia e vanno appunto dal 18 e arrivano a Mila, come dire, non potrebbe essere oggetto di una mostra alle gallerie di Piedicastello, nella Galleria Nera, dove mettiamo, come dire, in scena, ecco, queste modalità animate, di cartoni animati, per che poi però, avete visto, è un oggetto delicato, un oggetto complesso, hanno logiche di produzione, di propaganda, di estetiche, sono apparentemente rivolte a un pubblico, però in realtà riescono, come dire, a diffondere indicazioni e orientare le opinioni pubbliche anche su altri generi. Ecco, io quindi vi lancio a tutti i presenti, in particolare ai curatori del seminario e ai nostri due relatori, che festeggiare Mila con questa mostra nel 2023, visto che ci sarà l'anniversario, l'ottantesimo anniversario del bombardamento di Trento, potrebbe essere una grande operazione culturale. Grazie.